Ciao, sono Luca Pappagallo e oggi cucino per Cookaround e vado a fare un grande classico della cucina siciliana, la pasta con le sarde. Ovviamente nella nostra interpretazione, quindi non è che vado a fare nessun stravolgimento, però sicuramente ci sarà chi dirà ah no, ma si fa così, ah no, si fa così, però diciamo che l'anima l'ho mantenuta. Allora, la prima cosa che sto facendo, ho messo dell'acqua a bollire, quella dove cuocerò la pasta. Sta già bollendo, tra le altre cose ci vado a mettere un paio di ramette, le parti magari un pochino più dure, ecco così, di finocchietto. Lo spezzo a metà, così già comunque darà un po' di sapore alla pasta e chiudo. Cominciamo la ricetta vera e propria. Un pochino di olio in una padellina e faccio insaporire della mollica di pane. Nel frattempo, però, facendo attenzione che non si bruci, comincio ad affettare la cipolla. In questo caso sto utilizzando due cipollotti rossi di Tropea, quindi calabresi, ma insomma va bene uguale. Ormai manca pochissimo al pane, nel frattempo vado a preparare il finocchietto. Sono i rami più morbidi. Il pane è pronto, quindi ora questo lo posso mettere anche da una parte. Proseguiamo con il finocchietto. Tutti gli ingredienti sono pronti, ora cominciamo a fare il sughetto. La padella, un pochino d'olio, la cipolla, il finocchietto selvatico, aggiungo l'acciughina, il concentrato di pomodoro. Metto un gocciolino di acqua di cottura della pasta, in realtà ancora la pasta non l'ho messa, però mi serve un pochino di acqua per cuocere bene e stufare bene le cipolle e per sciogliere anche il concentrato. Altro ingrediente, lo zafferano. Zafferano da mettere nel sughettino. Aggiungo un altro po' di acqua di cottura, il sughettino così sarà bello morbido, e faccio anche un altro lavoro, vado a togliere il finocchietto che avevo messo, perché ora vado a mettere la pasta. Sale e spaghettoni. Ho usato una padella un pochino troppo piccola, ora ne prendo una più grande e trasbordo il sughetto, perché sennò non riesco minimamente a saltare la pasta qui dentro. Trasbordo della padella fatta, ora vanno aggiunti altri due ingredienti, i pinoli e l'uvetta che abbiamo precedentemente ammollato. Mi raccomando, tenetelo sempre umido questo sughetto. Le sarde le ho già pulite, a parte si trovano anche da comprare le pulite. Semplicemente staccate la testa, togliete gli intestini, togliete la spina, ripulite da tutte le spinette e ne ricavate dei filetti di queste dimensioni, in questa guisa. Nel caso c'è, sentite, c'è questa spinetta qui, magari è particolarmente pronunciata, questa qui la togliete. Guardate, semplice, avete visto? Una cosa semplice. Quindi questa è l'operazione che ho voluto lasciare per farvi vedere che va fatta anche questa, soprattutto per questo tipo di pasta. Quante sarde calcolare a persona? Boh, vedete voi, cioè a vostro gusto. Però se non sono tanto grandi, almeno 4-5 sarde a persona calcolatele sempre. Vedete questa spinetta qui? Questa pinnetta va tolta. E ora vado a mettere le sarde nel sughetto. Considerate, mancano poco meno di un paio di minuti dal momento in cui toglierò la pasta. Serve un pochino di acqua. Il sugo, come vi dicevo, tenetelo sempre umido. Tempo di cottura di questi filetti è un paio di minuti. C'è la dolcezza, c'è molti ingredienti che sono abbastanza dolci. Mi raccomando, assaggiate, l'ho fatto ora, per correggere il sale, e un po' di sale serve.
un paio di minuti prima del termine della cottura, vado a prendere gli spaghetti e li metto nel sughettino. Opla. Un po' di acqua. E ora non ci resta altro che impiattare. Vediamo se riesco a fare un piatto carino dal punto di vista estetico. Ultima cosa da aggiungere a questa pasta è il pane aromatizzato, pane croccante. E ora vi dico anche com'è senza pane aromatizzato per ora. La prima forchettata così. Sarda, pinoli, uvetta, buona, buona tanto, ora ci metto anche il pane, buona tanto, io diciamo quella tra virgolette vera, cioè mangiata in Sicilia, mangiata in vari posti, in tutti i posti ovviamente diversa, questa è all'altezza, è quella, è buona, fatela perché vale la pena.